Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Senta, questo è il nostro momento a carte scoperte. Sono 3 minuti, 5 domande. Lei deve rispondere nel modo più rapido possibile. Sarà aiutato da un conto alla rovescia e grafico e sonoro. È pronto? Bravissimo. La posa è giusta. Postura perfetta. Cominciamo. Sto facendo il mago Telma, vada. Via il tempo. Oggi Silvio Berlusconi è... Un grande uomo politico che ha troppo la testa rivolto verso il passato e non sta costruendo un futuro, per questo ci sono noi moderati. Mi dice un pregio di Enrico Letta. Moderato, però non nel posto giusto. Renzi e Calenda sono di centrodestra o sono di centrosinistra? Ah, sono di sinistra. Matteo Renzi è stato il segretario del Partito Democratico ed è di sinistra e Calenda è stato eletto parlamentare europeo dal Partito Democratico. Rinnegare la propria identità per camuffarsi di centro è sempre un grande errore, bisogna essere orgogliosi di quello che si è. E poi la fantasia nella proposta politica ogni tanto viene smentita. Dire che dovete dare i voti al terzo polo perché così governa un altro, cioè Draghi, che poi gli dice di no, non porta mai fortuna. E allora andiamo sulla quarta domanda. È meglio per Maurizio Lupi un governo guidato da Giorgia Meloni o un nuovo governo Draghi? Un governo guidato da Giorgia Meloni, se sarà la più votata nella coalizione di centrodestra. È meglio finalmente un governo che abbia una maggioranza chiara, e in questo caso del centrodestra, dove la lista e il progetto politico di noi moderati abbia un peso e un peso forte. Basta con questa idea che si può governare solo se ci si mette tutti insieme. I governi di unità nazionale sono anomalie, sono eccezioni, perché vuol dire che la politica ha sbagliato. Io voglio che i cittadini italiani ci diano la maggioranza per poter governare, per essere testato se le promesse che faccio in campagna elettorale, perché si fanno promesse, diventano realtà. Moderazione, concretezza e responsabilità è la proposta della lista Noi Moderati. Ecco, Noi Moderati vince alle elezioni del 25 di settembre se... Vince alle elezioni del 25 settembre se sarà e avrà la fiducia degli elettori italiani per contare nel nuovo governo di centrodestra. E quindi per me la sfida vera è la sfida del 3%, cioè del superare abbondantemente quella che è il sale della politica, che è avere parlamentari eletti nel proporzionale. È stato nei tempi, 5, anzi 4, ha risparmiato 3. 5 secondi. Però il conto alla rovescia si è giustamente fermato. Grazie all'onorevole Lupi per essere stato con noi e buon lavoro.